Gioca Gin, la festa delle donne, esibizioni di sport per tutti nei palazzetti di 54 città italiane da febbraio a giugno, con 30.000 persone pronte a esibirsi per sport e solidarietà. Noi ne parliamo col presidente nazionale della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Beh, insomma, prego, grazie a lei di essere intervenuto. Diciamo che quanto mai puntuale è questo spazio di Zona Cesarini, perché domani è l'8 marzo, la festa delle donne, e tra le vostre iniziative c'è anche quello, insomma, di dare spazio, insomma, ai diritti delle donne, no? Giusto? Sì, è sempre, diciamo, un'occasione per poter riflettere sui diritti delle donne l'8 marzo, e dentro i diritti delle donne sicuramente c'è sicuramente quello del diritto al gioco, allo sport, a riappropriarsi, diciamo, della propria vita, del proprio tempo libero. È un'opportunità per richiamare anche attenzione di tutti sulle conquiste che le stesse donne che hanno fatto, e per poter capire quali sono ancora le discriminazioni che subiscono, le violenze che subiscono, e poter partecipare e incidere come organizzazione attraverso le iniziative sportive che noi mettiamo in campo. Ci sono tante altre cose per quanto riguarda Gioca Gin, ci sono delle manifestazioni in corso, e insomma l'11 marzo si toccherà Latina, ma il programma, il lancio dell'iniziativa c'è stato già 25 e il 26 febbraio. Sì, 25-26 febbraio, con la partecipazione di circa 10.000 persone, 10.000 partecipanti in tanti palazzetti dello sport di 15 città italiane dal nord al sud d'Italia, partecipazione di bambini, ragazzi, atleti di tutte le età per uno sport a misura di tutti e di ciascuno. È un'iniziativa che unisce sport e solidarietà. Tutte le risorse che noi riusciamo a ottenere in queste iniziative, appunto dal 25-26 febbraio fino a giugno, serviranno per la realizzazione di un progetto di solidarietà internazionale che insieme a Terre des Hommes, un'ONG che si occupa... Sì, questo è bellissimo, per i bambini che, esatto, si sono rifugiati in Libano, esatto, no? Giusto. Esatto, rifugiati questo in Libano, per sfuggire alla guerra profughi in Siria, no? Esatto, il campo profughi nel nord del Libano, tanta presenza di bambini. Noi recupereremo e compreremo con queste risorse un ludobus che metteremo a disposizione, perché anche lì, nei campi in situazioni difficili, appunto, di persone rifugiate, possa essere garantito il diritto al gioco e il diritto alla vita dei bambini. Abbiamo parlato del lancio che c'è stato il 25 e il 26 febbraio con 10.000 persone, ma diciamo l'iniziativa proseguirà fino a giugno, quindi insomma si dilaterà nel tempo e tocca complessivamente tantissime città, mi pare più di 50. 52 città per l'esattezza. La prossima, il prossimo fine settimana, lo ricordava lei prima, Latina, Empoli, poi ad aprile toccheremo Brindisi e Rovigo, maggio e giugno Belluno, insomma 52 città che toccheranno tutto lo stivale, dal nord al sud, per sensibilizzare sempre di più che al di là di quello che noi riusciamo a fare quotidianamente, insomma, nella nostra vita, e bene o male, nonostante le difficoltà, una nostra serenità, da qualche parte c'è bisogno invece di lanciare messaggi di solidarietà e di convivenza tra popoli, soprattutto quando si tratta di persone svantaggiate come i bambini. Quindi il Gioca Gin è una grande iniziativa della WISP che dal 93 noi realizziamo, e lo facciamo non soltanto, ripeto, per garantire lo sport a tutti, ai bambini e a tutte le età, ma soprattutto per ponti di solidarietà internazionale e per garantire normalità e spazi di vita per tutti. Siamo sempre con Vincenzo Manco, presidente nazionale dell'WISP. Presidente Manco, lei stava parlando, ecco, anche delle iniziative internazionali, quindi il Gioca Gin ha anche, come dire, insomma, delle relazioni che riguardano l'estero. Sì, e soprattutto in questo caso la zona del Libano. Noi in Libano abbiamo una serie di progetti in campi profughi palestinesi, quindi non solo con l'intervento nello specifico, appunto, con l'acquisto di questo ludobus che insieme a Terre des Hommes metteremo a disposizione soprattutto nella regione del nord, nella zona della Bekaa, che accoglie il più alto numero, diciamo, di siriani profughi nella zona del Libano. È una zona tra l'altro particolarmente difficile, perché è stata caratterizzata da attentati soprattutto nel villaggio Makari al-Kaa, dove noi in pratica metteremo, ecco, a disposizione questo ludobus per i bambini. Particolare difficoltà perché il proprietario, tra l'altro, del terreno non garantisce situazioni comunque di convivenza, anzi con il rischio di utilizzo di bambini, di anche persone
rifugiate per sfruttamento, diciamo, anche del lavoro e quant'altro. Noi ci facciamo carico di questa situazione, cioè di difficoltà, già nella difficoltà e nella tragedia, per garantire, ripeto, il diritto al gioco e a vivere l'infanzia di tutti, quindi in questo caso di bambini rifugiati che vengono appunto, diciamo, dalla guerra in Siria, purtroppo. E allora prosegue questo divertimento e movimento, possiamo così dire, di Gioca Gin anche nel prossimo weekend. Sabato 11 marzo c'è la manifestazione che toccherà Latina, domenica 12 marzo Empoli e la provincia di Caltanissetta con il comune di San Cataldo. Noi ringraziamo il presidente nazionale della UISP, Unione Nazionale Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco. Grazie presidente, in bocca al lupo con il Gioca Gin e la festa delle donne, naturalmente. Grazie a voi, buona serata, viva le donne.